Bene. Grazie per la partecipazione. Iniziamo questa importantissima assemblea sindacale, un'assemblea sindacale sul campo regionale, rivolta a tutta il personale della scuola della Regione Emilia-Romagna. Siamo a Piacenza, quindi lo dico perché sono collegati anche online da tutto il resto della regione. E la scelta di Piacenza, grazie all'intervento organizzativo della segretaria dello SNAS di Piacenza, Daniela Fuochi. Questo è un momento molto importante perché, come saprete, siamo nell'iter di firma definitiva per il contratto collettivo nazionale. Ci sono un'enormità di novità legate al nuovo sistema di arruolamento, tutti i sistemi dei CFU. C'è insomma molta carne al fuoco, c'è un momento storico importante per dei grossi cambiamenti che non sempre vediamo positivi. Quindi come sindacato abbiamo l'obbligo di tutelare i lavoratori e le lavoratrici della scuola, della nostra regione, ma non solo della nazione, per questo abbiamo qui presente la segretaria nazionale della SNAS, Elvira Serafini. Abbiamo l'obbligo di tutelare il personale della scuola, attraverso anche interventi forti, e questi interventi forti sono condizionati fortemente da idee e pensieri che veicolano attraverso queste assemblee, perché sentire informare la gente, informare i lavoratori e le lavoratrici e sentire il loro parere per noi è fondamentale per avere poi dopo materiale operativo per intervenire anche a livello normativo. Quindi, io do il benvenuto a tutti, eventualmente abbiamo la presenza di tutti i segretari provinciali delle province dell'Emilia-Romagna che sono a disposizione anche per eventuali particolarità che dovessero nascere all'interno delle proprie province. Quindi, voi sapete che tutti i segretari stanno partecipando a questo incontro, quindi ogni provincia potrà fare, ogni iscritto alle varie province potrà fare riferimento al proprio segretario provinciale qualora durante questo intervento informativo ci fossero dei dubbi o ci fossero delle perplessità da andare poi a trattare nelle varie segreterie delle province della Regione Emilia-Romagna. Passo la parola alla Daniela Fuochi, segretario di Piacenza, per gli onori di casa e poi procediamo con i punti principali con la nostra segretaria nazionale Elvira Serafini. Grazie. Buongiorno a tutti, mi spiace che in aula non ci sono tante persone, io credo molto nell'assemblea, credo nelle riunioni fatte specialmente a livello regionale, però purtroppo la giornata forse data anche da scrutini e docenti sono impegnati, la presenza non è tantissima, però noi comunque questo incontro lo registriamo, quindi poi lo metteremo sui nostri social e tutto quello che emergerà da questo incontro noi lo pubblicheremo, quello che la nostra segretaria nazionale ci dirà che è la nostra forza al Ministero, dove lei veramente combatte per noi, ci dirà le ultime novità, quello che comunque è stato scritto sul contratto, le novità del contratto, tutto quello che riguarda comunque anche il discorso dei nuovi concorsi e dei crediti formativi che, come voi sapete, tutti dicono tanto, ma di sicuro non c'è ancora nulla, e quindi speriamo che entro la fine del mese dovrebbe essere comunque siglato anche la parte normativa, che dovrà entrare in funzione da ottobre. E niente, adesso io vi ringrazio per la partecipazione e do la parola al segretario nazionale. Buongiorno, stiamo leggendo che c'è qualche problema nell'audio e adesso stiamo progredendo.
Il microfono però dipende da qui e stiamo cercando di mettere a punto sia l'audio che l'ingresso la partecipazione dei colleghi che vogliono partecipare. Allora, entriamo nel merito. Grazie per la partecipazione di tutti e grazie soprattutto ai segretari dell'Emilia-Romagna, il segretario regionale Fontana, la collega segretario di Piacenza per l'invito che ha fatto e l'iniziativa che ha organizzato. Siamo contenti perché poter avere il contatto con la base, con i colleghi, è il punto nodale del sindacato, perché fare sindacato significa ascoltare. L'ascolto è alla base dell'attività sindacale, perché chi non ascolta non sa quali sono veramente i problemi inerenti a quelle che sono le problematiche del mondo della scuola. Non possiamo pensare, ecco, noi abbiamo questa idea, ma l'idea mia personale, condivisa dai segretari provinciali e regionali, è che l'attività viene fatta ascoltando, partecipando e mettendo in campo tutte le iniziative per risolvere i problemi dei lavoratori. E quando parliamo dei problemi dei lavoratori, vi assicuro che in questa parola ci sono tutti. C'è l'assistente amministrativo, il collaboratore scolastico, il dirigente scolastico, i tecnici, i docenti, perché la scuola funziona quando ognuno ha il suo carico di lavoro ben definito, è presente e di conseguenza l'istituzione scolastica funziona. Com'è importante la presenza anche del collaboratore scolastico? Non deve mai essere sottovalutata perché una scuola non può partire se non c'è il collaboratore che apre, che sorveglia, non può funzionare se non c'è una segreteria, un BSA, un assistente amministrativo, non può assolutamente essere propositiva per le attività didattiche se mancano i docenti, è il dirigente che coordina tutto. Ecco perché il sindacato pone un'attenzione a tutti. Alcuni molti pensano no, ma nel contratto si parla dei docenti. Ah no, il contratto è solo per la parte. No, l'attenzione di questo sindacato al tavolo dell'ARAN è stata un'attenzione che si è prolungata nel tempo cercando di tutelare tutti. Entro un po' nel merito, ci tenevo a dire questo perché quando c'è un'assemblea tutti si devono sentire coinvolti, ognuno con le proprie problematiche e problematicità. E detto questo, entriamo nel merito. Noi abbiamo portato avanti un tavolo contrattuale lunghissimo di più di un anno. È un contratto che è già scaduto nel 2021, lo avete letto, ma perché tante riunioni? Perché tante discussioni? Perché prolungare nel tempo la trattativa che per alcuni che sono non addetti ai lavori potevamo concluderla in 2 o 3 riunioni? Ma una volta si parla del personale docente, una volta il personale ATA, si chiude il discorso e invece no. Proprio per snocciolare tutte le problematiche, la trattativa è stata lunghissima. E perché poi siamo arrivati dopo, apro una parentesi, per chi fa parte del nostro sindacato, per chi ha seguito le nostre vicende, noi siamo stati quel sindacato che nel 2018 decidemmo di non firmare quel contratto che era un contratto che affermava molto la 107, un contratto che fu firmato velocemente in pochissimi giorni, un contratto che non aveva tenuto assolutamente presente il cambiamento della scuola in quella epoca, in quel momento, e si affidava tutto ciò che era stato detto e affermato nella 170 di Brunetta.
Noi non firmammo, poi siamo stati costretti perché non potevamo partecipare ai tavoli, perché il tribunale disse che non era soltanto la rappresentatività del numero che noi avevamo, ma dovevamo firmare il contratto. Presto collo, firmammo quel contratto. Ecco perché l'impegno del sindacato SNAIS a partecipare attivamente all'ARAN, con la mia presenza e con la presenza anche della segreteria generale, dei membri della segreteria generale. Perché? Perché eravamo convinti che la partecipazione, la discussione poteva essere veramente migliorativa. E questo ve lo dico. Che in questo nuovo contratto, che abbiamo definito contratto ponte, io personalmente anche nelle interviste ho detto che è un contratto ponte, perché non è che siamo pienamente soddisfatti. Poi vedremo man mano che andiamo avanti nella discussione i lati negativi che sono rimasti, economici, soprattutto, e anche però tante cose migliorative. La cosa più importante è che in questo contratto abbiamo completamente cancellato la 107, la famosa 107 della buona scuola di Renzi. Questo è un grande passo avanti. Abbiamo tolto il potere ai dirigenti, in tutto e per tutto. Di conseguenza abbiamo restituito alla contrattazione nazionale, regionale, ma soprattutto a quella delle istituzioni scolastiche, la giusta importanza. Partecipiamo ai tavoli, decidiamo insieme al dirigente quello che è il bene per la scuola. Ci sono tante difficoltà ancora da affrontare, ecco perché contratto ponte, perché se noi non avessimo firmato a luglio, il 14 luglio, la bozza del contratto, non sarebbe passata agli organi di controllo. E pertanto, se avessimo prolungato come qualche sindacato voleva, che dovevamo prolungare all'infinito le trattative, per non poter dare la possibilità a una legge di bilancio di ipotizzare l'apertura contrattuale del 2022-24. Avremmo bloccato l'iter del nuovo contratto e lo avremmo bloccato noi perché lo dice la norma, fino a quando un contratto è aperto e non siglato, nella legge finanziaria successiva non si fa ipotesi di contratto nuovo. Di conseguenza, se noi il 14 di luglio non ponevamo quella firma sulla bozza, assolutamente saremmo arrivati al 2026, 27, 28 senza contratto, senza rinnovo contrattuale. Non avremmo avuto la nuova possibilità di discutere nella legge di bilancio di quelle che sono le proposte contrattuali del nuovo contratto del comparto istruzione e ricerca. Eravamo l'unico comparto della pubblica amministrazione che non aveva il contratto siglato. Di conseguenza, tutto il resto della pubblica amministrazione sarebbe entrata nella legge di bilancio per la contrattazione successiva, mentre il comparto istruzione e ricerca sarebbe rimasto fuori da ogni aspettativa. Qualcuno mi potrà chiedere: ma perché una sigla sindacale si opponeva? Beh, signori miei, io questa risposta non ve la do. E la dovete chiedere a loro perché non abbiamo neanche noi capito qual era la politica della non sigla e pertanto non mi pronuncio in tal senso. L'importante è far capire ai nostri, coloro i quali ci seguono, che si interfacciano con i segretari provinciali, qual è stata la politica dello SNAS nel siglare il contratto. Un contratto che aspettiamo a giorni sia registrato, perché la norma dice che entro 60 giorni il contratto deve ritornare per la firma ufficiale. Qualcuno mi chiederà, e me la chiedo io perché lo so che la volete fare la domanda, la ponete ai segretari provinciali, ma noi ora che facciamo?
Teniamo in considerazione il vecchio, il nuovo e un contratto siglato. Di conseguenza, anche se non è nell'essere proprio contrattualmente in vigore e siamo all'inizio dell'anno, è bene tenere presente quelle che sono le norme contrattuali che ormai abbiamo siglato. Ci potrà essere qualche piccola differenza, abbiamo saputo che c'è stato un allineamento in una tabella dell'AFAM, ma roba da pochissimo, non si stravolge il contratto, anche perché vi assicuro che prima della firma, e questo lo dico per chi parteciperà ai tavoli, per gli associativi, se siamo arrivati a quel punto, è stato un punto condiviso, tutte le varie discussioni che ci sono state per migliorare, per aggiornare il contratto, c'è sempre stata l'interfaccia tra sindacato, agenzia ARAN e parte politica. Di conseguenza, tutto è avvenuto dopo lunghe discussioni, ma con il beneplacito delle due parti. Non si avrà uno stravolgimento del contratto. Di conseguenza, quello che andiamo a leggere resterà, non sarà cambiato nulla. Andiamo nel merito. Voi sapete molto bene che eravamo partiti da una proposta contrattuale di 70-80 euro con il ministro Bianchi per il personale docente e stiamo parlando a lordi stati. Di conseguenza era quello il prezzo massimo. E per il personale ATA andavamo sui 38 euro, 38-40 euro a seconda delle fasce poi. E chiaramente facciamo anche uno sciopero, siamo stati in piazza, abbiamo detto che non eravamo d'accordo, abbiamo avuto anche una visione relativa molto buona. Poi c'è stato il cambio del governo, a dicembre si è insediato questo nuovo governo a ottobre c'è stato l'insediamento ufficiale, a dicembre c'è stato un cambio di situazione economica perché da quella proposta che era nell'atto di indirizzo il sindacato si è speso tantissimo. Non potete immaginare quanto si è speso per poter influire sulla trasformazione dell'atto di indirizzo. Perché? Un contratto viene fuori da un diario di bordo stabilito nell'atto di indirizzo che viene votato dal Consiglio dei Ministri, cioè passa già dagli organi competenti. Quell'atto di indirizzo che era stato fatto con il ministro Bianchi non poteva essere trasformato. Di conseguenza, quelli erano i soldi destinati alla scuola. Ci siamo attivati, abbiamo ottenuto con Valditara la modifica dell'atto di indirizzo, cosa difficilissima, poi l'abbiamo ottenuto anche, interessa poco alle istituzioni scolastiche, però ve lo dico perché fa parte del tutto, anche la modifica dell'atto di indirizzo dell'Università e della Ricerca con il Ministro Bernini. Quanto lavoro, non ve lo voglio dire, però siamo riusciti. Modificando l'atto di indirizzo, abbiamo fatto sì, a prescindere dal fatto che abbiamo preteso sul tavolo per firmare a dicembre quell'accordo che abbiamo messo subito in busta paga con i soldini prima di Natale, che sono stati con tutti gli arretrati circa chi ha preso 1.500, 1.700, 2.000, 1.000, a seconda delle fasce stipendiali che abbiamo avuto una risorsa in più, sul tavolo sono stati messi 100 milioni di euro per il contratto, però avevamo 300 milioni conservati e messi da parte da quello che era stato l'accordo per il bonus. Vi ricordate che c'era il bonus solo per alcuni e non poteva essere perché era vincolato? E risalendo nella storia c'era stato questo congelamento della ministra Fedeli. Avevamo lì questi soldi, nessuno si prendeva la responsabilità di metterli sul tavolo per il contratto. Abbiamo avuto l'opportunità, e non vi dico quante notti,
nel mese tra la fine di novembre e dicembre per chiudere questa situazione, abbiamo avuto tutto il risparmio. Così firmammo l'accordo economico perché avevamo avuto questa opportunità, questo cambio dell'atto di indirizzo, assumendosi al tavolo, partecipò direttamente l'Alvitara, non andando neanche all'Aran, ma era l'Aran che venne al Ministero, prima volta nella storia, il presidente dell'Aran, Naddeo, che invece di andare noi venne al Ministero, alla presenza del Ministro, riuscimmo a mettere insieme tutti i pezzi e così firmammo quell'accordo che abbiamo portato una risorsa economica in più. Quella risorsa economica oggi nel contratto, vedete, già alcuni hanno avuto a settembre altri soldini nella busta paga, siamo arrivati dai 50 euro, 70 euro, 60 euro a seconda delle fasce stipendiali a 124 euro. Non è tutto. Ho detto all'inizio che so che è poco, che non ci accontenta, però oggi più di tanto non riusciranno a controfirmare. Di conseguenza, ecco perché dal punto di vista economico abbiamo detto che era soltanto un accordo per aprire una contrattazione futura e poi siamo andati alla parte normativa. La parte normativa l'abbiamo modificata, ecco perché vi ho detto che abbiamo smontato tutto ciò che era da 107. Abbiamo dato valore alla formazione. Quando noi parliamo di, e qua voglio chiarire, nel contratto troviamo 40 più 40 ore contrattuali. Le 40 ore sono 40 ore che andrete ad utilizzare per collegi, coordinamento, scrutini. Le altre 40 ore sono di formazione. Però attenzione, abbiamo incluso nel contratto che si va a contattare, ecco perché l'importanza dei tavoli e l'invito di stare a fianco alle segreterie provinciali quando vi chiedono di diventare RSU, quando vi chiedono di diventare terminali associativi, perché oggi più che mai andiamo a decidere tanto, e adesso ne parliamo, questa è una delle decisioni che il tavolo contrattuale dell'istituzione scolastica andrà a quantificare. Superate le 40 ore, adesso, prima non si capiva niente, ve lo dico sinceramente, mi era tutto dovuto. Ci chiedevano non 40, 50, 60, non si capiva quante ore dovevamo fare per l'attività del docente, che è collegi, consigli, e per la formazione. C'era un gran caos, abbiamo messo ordine. Dopo le 40 ore, in maniera supplementare, abbiamo andato a stabilire ai tavoli. C'è anche una retribuzione per chi supera le 40 ore. Prima era tutto dovuto, oggi no. Vi invito a prendere nota delle ore che fate e di parlare subito, carta alla mano, con chi di dovere, perché devono stare molto attenti anche i dirigenti a non superare, come hanno fatto fino a ieri, a chiamarvi in qualsiasi momento per corsi di formazione, magari anche corsi di formazione, aggiornamento e quant'altro, che non erano stati neanche deliberati dagli organi collegiali. E questo è grave, perché veramente c'era confusione e ci è sembrato un punto chiaro da mettere nel contratto dove nessuno può dire faccio quello che voglio. So che l'associazione dei dirigenti scolastici lo sta dicendo male, a questo punto però è ormai messo nel contratto e nessuno può dire il contrario. E questo fa parte di quel discorso che ho detto, abbiamo smontato la 107 perché il dirigente decideva tutto.
il contrario di tutto su questa materia. Oggi non lo può fare più. Siamo noi qui al tavolo, noi in maniera ministeriale, dove andremo a decidere anche i fondi, tutto, e voi ai tavoli delle istituzioni scolastiche, insieme naturalmente ai segretari provinciali che daranno le loro indicazioni. Abbiamo anche regolamentato il lavoro agile e il lavoro da remoto. Lo distingo. Perché lo distingo? Perché nel contratto abbiamo preteso che sia distinto. L'uno o l'altro saranno dati sicuramente con richiesta, con un'interferenza sul video. Il lavoro fragile sarà dato, continuerà a essere dato, può essere svolto da qualsiasi situazione possibile dal lavoratore, previo autorizzazione sempre per quanto riguarda la posizione che uno occupa, il lavoro che deve svolgere, mentre se c'è un'interruzione del computer, della rete, deve comunicare immediatamente l'impossibilità dello svolgimento del lavoro, mentre, ecco perché ho fatto la distinzione, lo troverete nel contratto, c'è una differenza. Il lavoratore che invece deve svolgere un'attività lavorativa da remoto, vedete che differenza, vi ho detto l'agile. Da remoto deve invece definire col datore di lavoro l'orario, il posto, la connessione, quando, rispettando il proprio orario di lavoro. C'è una differenza. Lavoro agile può essere svolto perché questo? Perché il lavoratore agile può essere colui il quale deve svolgere delle cure, non può assicurare sempre di stare a casa, ma deve stare in clinica, in ospedale, ha bisogno di alcune situazioni particolari, logistiche, e allora c'è questa possibilità, mentre da remoto è colui il quale dichiarato concorda con le parti, ci deve essere un accordo delle parti sottoscritte, di conseguenza si definisce da dove si collega, quando si collega, il rispetto dell'orario di servizio. Sono due situazioni che abbiamo ritenuto al tavolo distinguere perché sono delle situazioni cliniche diverse. Cosa che non c'era. Di conseguenza nel vecchio contratto non era proprio previsto il lavoro agile, il lavoro da remoto. Diciamo che si è presentata la trasformazione della nostra attività lavorativa proprio grazie al Covid. Noi ci siamo inventati all'epoca i collegamenti, non sapevamo che cosa potesse essere l'attività lavorativa a distanza, né come personale ATA, né personale di segreteria. I docenti non immaginavano neppure lontanamente una classe virtuale, una classe collegata da remoto. Ci siamo inventati dall'oggi al domani, siamo stati pronti, prontissimi. Siamo stati la categoria più veloce a improvvisare collegamenti, piattaforme, pur di stare al passo con il lavoro. E di conseguenza ci è sembrato giusto metterlo nel contratto, regolamentare un'attività lavorativa ormai collaudata con delle norme ben precise. E abbiamo anche puntualizzato una cosa importante nel contratto, perché alcuni pensavano che ci fosse una ricaduta a livello economico, un riconoscimento mancato a livello pensionistico perché lavoro. No, è tutto riconosciuto come attività lavorativa, è tutto uguale a chi è in presenza.
È chiaro che oggi sarà dato veramente a chi documenta l'esigenza reale, non per un capriccio, perché io magari ho avuto la nomina a Piacenza, sono di Taranto e allora non mi muovo e chiedo di fare lezioni da remoto. Questo non è, no, lo sto dicendo perché abbiamo avuto delle richieste, mi sono arrivate delle mail allo SNAS centrale, dice guarda, invece di prendere servizio, mando la firma digitale sul contratto e continuo a fare lezione da Reggio Calabria. Beh, no, amico mio, questo non è possibile. Dice, ma perché devo andare a Bologna, devo andare a Milano? Ma mi è così comodo, facciamo la scuola da remoto. E non è possibile. Ci devono essere delle certificazioni valide, delle situazioni veramente particolari, però stiamo avendo queste richieste. Lo dico perché effettivamente molti, sentendo per il contratto prevede una regolamentazione anche tra l'accordo delle parti, stanno ipotizzando di rimanere nella loro sede di residenza e non presentarsi nella sede di titolarità. Assolutamente questo. Non è previsto, neanche lontanamente è possibile. La scuola si fa in presenza, la scuola è in contatto con gli alunni, la scuola di segreteria è in contatto con i docenti, con le famiglie. E pensate un po' se un collaboratore scolastico vuole aprire la scuola da Reggio Calabria, se è possibile, perché se lo permettiamo a qualcuno dovrebbe essere permesso a tutti. E questo non è assolutamente quello che noi volevamo mettere nel contratto. Ci sono anche dei miglioramenti proprio contrattuali per quelle che sono le richieste dei congedi parentali. Avevamo una riduzione a 90 giorni, adesso 150. Avevamo una richiesta che doveva precedere la richiesta di 15 giorni. Voi capite bene, e i nostri cari segretari lo sanno, quanta gente ci arriva in segreteria e dice è subentrato un problema urgente e io non posso aspettare 15 giorni. Abbiamo messo nel contratto che deve essere previsto 5 giorni prima. 5 giorni si riesce ad organizzare una persona, un docente, un personale, un addetto al collaboratore, l'assistente amministrativo, 5 giorni si possono, diciamo, attendere. Ecco, ci sono anche, poi andiamo a quello che è l'attività che abbiamo previsto, il cambiamento, le modifiche. Si è tanto detto su questo, personale ATA. Si è tanto parlato, si è tanto contestato questo cambiamento migliorativo, secondo il nostro punto di vista, di tutto il settore personale ATA, dal collaboratore al DSGA. Sono state dette tante cose che non erano vere. Per giustificare una propria posizione sindacale. Però entrando nel merito, è vero che abbiamo lavorato tanto perché le proposte che sono state portate al tavolo, e qui è presente un membro di segreteria generale, Giuseppe Antinotti, che ha proprio la delega, oltre che avere altre deleghe, al personale ATA e sa quanto abbiamo discusso, quanto abbiamo smontato. Era un pezzo un po' capestre. Si è lavorato tanto. Abbiamo lavorato sicuramente, infatti, dopo la firma, tutto il settore del personale ATA ha taciuto perché hanno letto, hanno capito che era strumentale questo gonfiare tanta paura per i cambiamenti che si stavano programmando per il personale ATA, quando invece si sono resi conto che è un contratto che migliora la situazione e che non la peggiora, si è messo a tacere tutto il settore ATA. E cominciamo a dire che poi il collaboratore scolastico ha la possibilità all'interno della sua attività
di ipotizzare l'America come operatore, cioè chi ha un titolo, chi ha la volontà di migliorare, può partecipare al miglioramento diventando operatore, avendo le capacità e la volontà soprattutto, può sicuramente mettersi in gioco e prendere anche dal punto di vista contributivo un miglioramento economico. Poi parliamo dei funzionari, gli assistenti amministrativi, i quali hanno già dato tanto, ma tanto alle scuole italiane e quanto hanno fatto funzionare le istituzioni scolastiche con il loro lavoro di DSGA facente funzioni e che il mondo politico non ha voluto riconoscere. Perché il sindacato ha veramente speso tante energie per cercare di farli inserire nei concorsi, ma siccome non avevano la laurea, pur lavorando da 10 anni, 12 anni, 13 anni, portando avanti le istituzioni scolastiche grossissime e con certificazioni da parte dei revisori dei conti di un lavoro fatto bene, non potevamo riconoscergli un titolo, una funzione, e questo non era giusto. Nel contratto abbiamo riconosciuto la funzione dei DSGA facenti funzioni, gli abbiamo cercato di dare anche, dove possibile, naturalmente, una stabilità di 3 anni, in modo tale che se poi si vogliono spostare, si spostano, se ci sono delle necessità perché si devono nominare i nuovi. Poi si vedrà, però abbiamo dato stabilità e riconoscimento. Abbiamo assolutamente tutto questo portato anche in contrattazione, anche i DSGA che hanno la parte fissa e la parte variabile del nostro. Oggi anche loro hanno un riconoscimento che resteranno, mentre nella bozza diceva che anche loro come dirigenti ogni 3 anni dovevano cambiare sede di titolarità, abbiamo smontato questo, rimarranno fino a quando uno non desidera fare una domanda di trasferimento, non li porta nessuno, di conseguenza entrano nella retribuzione anche del MOF per quanto riguarda tutto ciò che viene da progetti che possono essere europei oppure retribuzioni di altri enti. Di conseguenza sono stati riconosciuti per il lavoro che fanno e che è un lavoro immane, specialmente oggi che le segreterie hanno un carico enorme di lavoro e adesso più che mai abbiamo il problema di portare avanti i progetti del PNRR, di conseguenza è necessario, dove è possibile, farli rientrare nelle retribuzioni anche come personale addetto ai lavori, mentre prima erano completamente esclusi da altri introiti. Come vedete, l'attenzione, ecco perché dicevo, è a tutto campo. È stato anche contemplato la difficoltà lavorativa, è stata contemplata quella dei tecnici. Vi ricordo che nel periodo del Covid abbiamo sottoscritto la presenza del tecnico su più scuole. Di conseguenza un tecnico di laboratorio doveva abbracciare, a seconda della destinazione logistica, 3 scuole, 4 scuole, 5 scuole, con difficoltà anche di spostamenti. Tutto questo verrà contemplato in contrattazione di istituto e di conseguenza ci sarà un riconoscimento dal fondo. Abbiamo chiesto che il fondo di istituto deve necessariamente essere aumentato, perché se mettiamo tanta carne a cuocere, ognuno deve trovare la propria corrispondenza economica. Capite un po' come è importante il tavolo contrattuale dell'istituto? Capite un po' che miglioramenti ci sono stati nel contemplare tutto questo?
Le sequenze contrattuali sono previste per le sanzioni disciplinari, perché il testo era, posso usare un termine, amaro, perché le sanzioni disciplinari, così come ci sono state presentate, erano capestri. In conseguenza, la categoria aveva una ghigliottina sul collo. Se avessimo sottoscritto le sanzioni disciplinari come erano state scritte, ci siamo rifiutati. È una materia molto ostica e la vogliamo discutere bene, la vogliamo smontare così come ci è stata presentata. Di conseguenza, non l'abbiamo proprio assolutamente tenuta presente, perché sennò stavamo ancora a discutere sulle sanzioni disciplinari e non avremmo ipotizzato neanche lontanamente la sigla sul contratto, e sarà nostra cura farla successivamente. E ci siamo prefissati che deve essere subito aperto un tavolo sulle sanzioni disciplinari, che non possiamo aprire un atto di indirizzo nuovo se non abbiamo prima chiuso anche con le sanzioni disciplinari. Perché ci siamo fermati? Perché quello che era previsto era una discussione veloce dell'accaduto, con un contraddittorio molto ristretto, e con un esito veloce anche di un possibile licenziamento. Ve lo dico così in quattro parole, però è molto, molto, molto pesante, molto preoccupante. Ecco perché abbiamo detto: no, qua ci fermiamo, qua dobbiamo discutere, non mettiamo assolutamente la firma, perché ci dava grande preoccupazione quel testo. Ecco, questo è in linea generale, poi andremo a discutere magari quello che interessa, se qualcuno vuole fare qualche domanda. Vado avanti negli argomenti che ha fissato la Fuochi sulla locandina, con i concorsi. I concorsi è una situazione che pensavamo si potesse risolvere più celermente. Siamo in attesa di definizione dei bandi, dovrebbero arrivare a breve, si dice, però sicuramente non prima di ottobre-novembre. Aspettiamo il bando anche dei dirigenti scolastici. Uscirà a breve la sanatoria del bando del concorso 2017, è un concorso, diciamo, sanatorio di una situazione dove ha visto centinaia di ricorsi, dove ci sono state tante sentenze positive, dove però i colleghi attendono di chiudere la vicenda con un concorso veloce, quindi un concorso di 150 ore. Speriamo, perché abbiamo bisogno di dirigenti. Specialmente voi in queste zone, da Roma in su, abbiamo una situazione dove un dirigente scolastico deve necessariamente assumere due, tre e anche quattro reggenze con scuole lontanissime. Di conseguenza capite bene che quando il dirigente non può stare nella scuola, non può vivere veramente quelle che sono le dinamiche interne, le cose non vanno molto bene. E allora questo è un problema, e cercheremo, dovrebbe uscire sulla Gazzetta Ufficiale a metà settembre, fine settembre massimo, e anche tutti gli altri concorsi. Problema CFU. È un'attesa del decreto definitivo. Si dice tanto, le università non sono preparate a poter soddisfare immediatamente la preparazione, perché anche loro hanno difficoltà. È una legge che è stata fatta dal ministro Bianchi,
accettato in quella proposta che poi è diventata legge, di articolare i CSU portandoli da 24 a 60. Allora c'è una confusione. Cerchiamo un po', però è un'ipotesi quella che vi sto dicendo, perché il decreto non ce l'abbiamo, esce tanto sulla stampa, ognuno dice la sua, però in linea generale i 60 CSU dovrebbero servire a conseguire un'abilitazione. Mentre chi ha partecipato al concorso straordinario per o è risultato tra gli idonei ma non è vincitore, dovrebbe conseguire i 36 CSU. Poi abbiamo un'altra situazione. Chi è immesso in ruolo e non aveva già i 24 CSU, se viene immesso in ruolo da concorso, ha già espletato, però c'è l'anno di formazione, alla fine dell'anno di formazione c'è l'esame con la commissione, con una simulata di una lezione. Purtroppo stiamo avendo dei risultati negativi perché molti docenti non hanno superato l'anno di formazione. Forse perché le commissioni sono state troppo rigide, forse perché i colleghi non avevano ancora interiorizzato il cambiamento perché sta andando a regime questa forma di reclutamento. Comunque abbiamo registrato tante situazioni di non superamento dell'anno di prova. Che succede? L'anno di prova molti erano scoraggiati perché hanno avuto notizia di non aver superato l'anno di prova. Si può ripetere. Di conseguenza c'è la possibilità di poterlo ripetere. Dio non voglia, se poi vieni bocciata un'altra volta, e beh, questa è una situazione particolare, si torna ad essere a tempo determinato. È un problema perché si rientra nel GPS, perché è tutto un iter che deve essere rimodulato. Perché non ce lo auguriamo e auguriamo ai nostri colleghi che anche chi non ha superato l'anno di prova lo faccia con serenità il secondo anno cercando di superarlo. Mentre c'è una novità per i dirigenti scolastici, il dirigente scolastico che viene nominato e poi vuole tornare indietro e rinunciare l'incarico. Mentre prima usciva fuori perché era andato in un altro ambito, il dirigenziale, non poteva tornare indietro. Oggi invece è data la possibilità che se un dirigente lascia l'incarico può tornare ad essere docente. Non gli chiudono questa possibilità, non gli viene chiusa questa possibilità. Ecco un po', forse mi sono dilungata troppo. Allora, queste sono le difficoltà che stiamo incontrando in questo momento. Oggi la scuola, facciamo un'analisi generale da Lampedusa al Trentino, una visione generale. Quali sono le problematiche che riscontriamo? Le problematiche sono diverse. In che senso? Abbiamo una scuola, si parla tanto di regionalizzazione, si parla di fare della scuola un modello tipo la sanità, cioè significa decentrare il potere della sede ministeriale a livello regionale. Ci tengo a dirlo, non so quanti di voi siano d'accordo alla regionalizzazione, so che nel nord c'è più attenzione a questa problematica, ma noi come sindacato ci siamo espressi in maniera chiara. Noi siamo contrari alla regionalizzazione, noi siamo per una scuola che deve funzionare dal settentrione al meridione, dobbiamo cercare di farla funzionare tutta. Dobbiamo cercare di mettere tutti allo stesso passo.
Ma perché questo? Perché non è vero che le problematiche che registriamo al sud in alcune re realtà del nord non ci sono. Non è vero. Perché in tante scuole periferiche del nord abbiamo la dispersione scolastica per vari motivi. Ma perché abbiamo una logistica diversa? Perché ci sono i docenti che non sono presenti in maniera continuativa perché vengono dal sud e cercano di andare quanto prima a casa loro e si assentano spesso, cioè abbiamo delle difficoltà, sì, è vero, magari alcune regioni funzionano meglio perché hanno posto maggiore attenzione economica, abbiamo le mense, abbiamo il servizio urbano che si interessa dei trasporti degli alunni, abbiamo queste situazioni, sappiamo che ci sono. Ma non funziona sempre tutto alla perfezione. Le problematiche ci sono al sud e al nord. Magari le scuole del sud non hanno palestre, non hanno mense, i ragazzi non possono fare il tempo lungo o se fanno il tempo lungo si devono un po' le famiglie organizzare. Di conseguenza abbiamo il problema della mancanza degli asili nido. Ma questo lo registriamo anche al nord, non è che voi qui dall'Emilia Romagna in su e lo siete luce, eh? Non è che tutto funziona dall'asilo nido fino al liceo, al quinto anno del geometra, dell'istituto tecnico, dell'istituto professionale, tutto alla perfezione, perché no, non dobbiamo dare quest'idea che c'è una netta separazione, che su è tutto perfettissimo e giù è tutto negativo. I problemi ce l'abbiamo giù e ce l'abbiamo anche su, in alcune realtà di più, in altre meno. E allora dobbiamo cercare di andare a esaminare quali sono i problemi. Oggi mi ha intervistato un giornalista. Dice, ma perché non troviamo una soluzione e cerchiamo di aiutare? Ma certo che dobbiamo trovare una soluzione, non è certo con i vincoli. Non è certo dicendo alle persone devi stare lì per 3 anni e li blocchiamo che risolviamo il problema, perché quel lavoratore lavorerà male e quando potrà si prenderà l'aspettativa, si prenderà la malattia, cercherà di non tornare dopo le feste di Pasqua e di Natale e allora la scuola non funziona bene. E allora dove sta il nodo della matassa? Il nodo sta nel cercare la soluzione, nel migliorare l'andamento economico del settore scuola. Se tu li paghi bene, dal collaboratore al docente, se tu dai maggiore risorse al funzionamento delle palestre, delle attività complementari, dal nord al sud, allora la scuola funziona. Il docente che viene pagato bene non scappa da Piacenza per andarsene a Bari. Magari pensando di portarsi la famiglia, magari in questo modo non prenderà l'aspettativa parentale. Allora il nodo sta nella parte economica. Il nodo lo possiamo risolvere migliorando le strutture, migliorando l'attività economica dei lavoratori. È là che dobbiamo giocare la partita. Non con la regionalizzazione come alcune regioni hanno ipotizzato nel dare i 300 euro in più al docente che prende la nomina in quella regione. Perché il docente alla fine si sì, fanno comodo, 300 euro va bene, però non gli risolve il problema. I 300 euro quando deve pagare il fitto di casa in una città del genere, dove un monolocale costa 700 euro, ma i 300 euro non ne subiscono, la famiglia non ce la può portare, di conseguenza il problema non lo risolve neanche quella regione che ha deciso di dare 300 euro in più. Allora questa è l'ottica, perché il sindacato SNALS dice no alla regionalizzazione? Perché vuole dare l'opportunità a tutti di poter lavorare bene, le famiglie devono avere delle risposte, lotteremo per questo. Lo so che è un'utopia dire che vogliamo l'adeguamento subito a quelli che sono gli stipendi europei, però
Però se avessimo mollato l'osso già con i 50 euro che ci volevano dare all'epoca, non avremmo avuto né gli arretrati a dicembre né l'aumento che abbiamo avuto poi successivamente. Se il sindacato si arrena e dice no, non posso, tanto chi me la fa fare a lottare, è già perdente. E noi non siamo perdenti, ma non siamo perdenti dalla base. Chi crede in noi, chi è iscritto in marzo, vuol dire che crede nella lotta che facciamo. E questa è la nostra idea. Grazie. Forza di un sindacato è legata fondamentalmente al numero delle persone che aderiscono a questo sindacato. Il sindacato sussiste in quanto proprietà degli iscritti. E più un sindacato è forte, e più ha voce in capitolo all'interno delle trattative, dei tavoli di contrattazione ministeriali, regionali, scolastico regionale, provinciale e negli istituti, nel tavolo di contrattazione degli istituti. Ora noi sappiamo perfettamente che le problematiche quotidiane che il personale vive sono fatte anche di comportamenti spesso anomali, irrispettosi, direi io, dei diritti contrattuali e sindacali che i lavoratori hanno da parte dei datori di lavoro. Datori di lavoro che spesso o non conoscono i diritti contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori, oppure li conoscono ma li utilizzano a proprio piacimento perché, ad esempio, in una scuola, gestire una scuola oggi non è una cosa semplice. Ci sono delle complessità a volte ingestibili, noi lo comprendiamo, lo capiamo che un datore di lavoro, cioè un dirigente scolastico, fa fatica a far tornare una organizzazione che possa dare soddisfazione a tutte le particolarità così complesse che ci sono nelle scuole. Lo sappiamo. Però dall'altra parte non possiamo caricare sempre sulle spalle della buona volontà dei lavoratori che la maggior parte delle volte intervengono sulle loro forze volontarie, di volontariato, a fare ore in più non dovute, a fare mansioni in più non dovute, a fare tutta una serie di attività operative, di incombenze per far tornare questi conti organizzativi. Ecco, il sindacato chiaramente non è qui a fare delle azioni distruttive per fare in modo che le scuole non funzionino. La carta qui a dire che per far funzionare le scuole complesse, come sono nel 2023 tutte le scuole della nostra nazione, vanno previste delle basi contrattuali normative che prevedono tutto questo. Il contratto collettivo che la nostra segretaria nazionale si è appena apprestata a sottoscrivere e a firmare in attesa della firma definitiva dopo il passaggio alla Corte dei Conti, è un momento importante, guardate, fatto anche di piccole cose, quelle citate prima, non sto a rielencarle tutte, ma per i precari i giorni di permesso, per i docenti, le attività di formazione che adesso si è chiarito molto bene, delle cose che erano già chiare per noi, ma che venivano utilizzate male, facendo fare delle ore in più ai lavoratori e alle lavoratrici, che noi non potevamo più accettare. Quindi questa è stata l'apertura di un portone enorme per il prossimo contratto. Ricordo che questa firma è il contratto 19-21, cioè un contratto già scaduto da 2 anni. E quindi adesso con questa firma possiamo apprestarci ad affrontare ulteriori problematiche da mettere sul campo col nuovo contratto collettivo nazionale. Quindi grande soddisfazione per aver messo questi punti fermi nel contratto 19-21.
Guardate che queste piccole cose sul quotidiano daranno l'opportunità a chi va in contrattazione degli istituti di mettere il dito sotto il naso di chi non vuole sentire e far capire che i propri diritti, i propri orari di lavoro devono essere rispettati. Quando si esce dall'orario di lavoro ci vogliono dei soldi per pagare le ore di lavoro in più. Questo è il sindacato. Il sindacato, ricordo e ripeto, ha forza se ha gli iscritti e se ha i voti RSU. Altrimenti il sindacato non conta niente. Altrimenti il sindacato a volte viene ascoltato, ma preso sotto gamba. Quindi l'esortazione è quella di, ai presenti in questa sala e ai presenti online, di partire con una stagione che parte da questo settembre, deve andare almeno nei prossimi 2 anni, di riappropriazione di forza e consapevolezza dei lavoratori, di appartenere a una categoria che va difesa. Allora date lo strumento al vostro sindacato che vi rappresenta, in questo caso lo SNAS, di poter dire la propria e di portare a casa dei risultati. Quindi vi esortiamo a intervenire e iscrivervi al sindacato perché le cose che a volte sembrano così distanti dall'essere iscritto a un sindacato, arrivano però fino ad avere nel contratto collettivo nazionale dei miglioramenti notevoli. E questo queste cose le abbiamo grazie a chi interviene, che si interessa, che si iscrive al sindacato, perché altrimenti non potrebbero essere. Il sindacato siete voi, siamo noi, siamo eletti da voi, noi vi rappresentiamo perché voi ci avete scelto. Però il sindacato è vostro, il sindacato è un qualche cosa che dovete sentire proprio. E allora tutto ritornerà a funzionare con grande forza nei confronti della controparte, perché mi dispiace dirlo, oggi è una controparte, sto parlando del quotidiano, sto parlando del datore di lavoro, quello col quale avete a che fare tutti i giorni. Dirigenti scolastici, da una parte, dirigenti degli uffici provinciali, regionali, dirigenti ministeriali, e noi dobbiamo avere la forza per imporre quelle che sono le nostre impostazioni, che sono scelte di migliorie sul lavoro. E quando la gente sta bene a lavorare, lavora meglio, la scuola aumenta nella qualità, c'è gente serena, guardate che nei nostri tavoli provinciali arrivano sempre più persone a chiedere come devo fare per aprire un contenzioso con l'amministrazione che mi sta obbligando a fare delle robe che non voglio fare, come devo fare per andare in pensione il prima possibile. Ma non è pensabile che in un ambiente educativo, in un ambiente formativo, il desiderio più grosso sia quello di fuggire. Ma oggi sempre di più persone fanno così. C'è un motivo. C'è un motivo. Questo motivo è che la serenità all'interno dei luoghi di lavoro scolastici si è persa. Per riacquistarla noi dobbiamo ridiventare categoria, compatta, forte. Per diventare forti dobbiamo fare squadra attorno al sindacato. Finito, vedo di non perdere tempo nelle pause. Piero Orsoni, vicesegretario regionale dalla Romagna. Anche qui il modello romagnolo può suggerire qualcosa. Ovviamente quanto ha detto il segretario nazionale ruota il nostro regionale, è la realtà dei fatti. Io mi permetto di informazione, che sai che l'avrei detto, noi siamo non solo un sindacato importante della scuola, voglio far presente che in questa regione, in alcune province, tutto Rimini, noi siamo addirittura la seconda forza, perché poi bisogna anche misurarsi nella vita, cioè che le cose avvengono perché qualcuno ci benedice, ce le conquistiamo. Generalmente sulla fascia regionale siamo il terzo sindacato, però voglio dirvi che noi siamo di una grande famiglia che si chiama CONSAR, che è la confederazione di tutti i sindacati autonomi, CAF,
vedo non meno di 35 federazioni, 60, vabbè, e che nella nostra regione era un po' di meno, che è una forza che oggi è rappresentativa tanto quanto l'ultima forza dei confederali CGIL-CGIL. È rappresentata nel NEL e ha diritto a partecipare a tutti i tavoli di incontri che decidono le condizioni dei lavoratori sui territori. Figuriamoci, noi che siamo la principale organizzazione per i siti dell'Emilia Romagna, davanti alla sanità e altri settori, cioè trasporto e agricoltura, quanto ci teniamo al fatto, visto che siamo anche la parte, tra virgolette, anche senza virgolette, intellettuale di tutta la vicenda, a combattere per far valere i principi e i fondamenti del sindacato autonomo, staccati da dimensioni ideologiche, staccati da dimensioni partitiche ancora di più, ma capaci di tutelare gli interessi dei lavoratori senza trovarsi a dover organizzare cose che non c'entrano nulla con noi. Allora, le conquiste che sottolineavano prima, che hanno sottolineato la segretaria e il segretario, sono fondamentali. Perché, guardate caso, nei tavoli, quando si va a discutere, anche quando voi andate a fare le singole contrattazioni, vi accorgerete sempre che la forza serena, ma anche forte, dello SNAS è quella che punta a un obiettivo preciso. Certo, la migliore condizione del lavoratore, ma scusate, avete sentito, parlo anche a chi ci ascolta collegato, sono già parecchi, perché poi noi abbiamo un collegamento, ma dietro ci sono 5-10 persone. Quindi questa esperienza, io mi rivolgo a tutti i colleghi, se la rifacciamo, sì, se la rifacciamo non è male, perché evidentemente ci aiutano molto. Però pensare che dobbiamo discutere dei regolamenti in merito alle sanzioni senza che ci sia una camera di conciliazione, io nella mia vita ho fatto Presidente della Società Consumatori, esiste la conciliazione in tutto, perché non dobbiamo conciliare noi? Perché deve essere assegnato a qualcuno che non è inter pares, ma che non si capisce per quale motivo, possa decidere su di noi. Quando ci sono delle situazioni oggettive difficili e che aumentano giorno per giorno, perché a quanto sembra la visione che noi abbiamo dell'istituzione scuola è una cosa, altri hanno un'altra visione. Allora, io non dico che il dibattito debba esserci, però se la visione punta a forme di autodistruzione, a cui assistiamo ormai da decenni, del valore cogente, della conoscenza, del creare persone che poi andranno a lavorare, che devono trovare il lavoro, che devono avere la possibilità di realizzare la loro vita in una società che funziona, in un mondo che invece si continua a sollecitare ad inversioni di tendenze, a dire che in fondo non conta niente. Che quella esperienza che abbiamo vissuto noi, che siamo un po' più vecchietti, per intenderci, non è servita. Beh, guardate che se l'Italia è stata costruita ed è diventata fino a un certo punto addirittura la quinta potenza mondiale in economia, è merito delle persone che sono sedute anche qua. Allora non mi sembra giusto buttare i nostri giovani allo sbaraglio in una condizione in cui non ci sono le capacità e le risorse. Quindi il docente, la prima cosa che fa è fare il docente. Non si mette a fare tante altre cose. La sua funzione fondamentale è nel confronto con gli studenti. Fondamentalmente, oggi rimaniamo chiusi in un'aula col PNR, poi avremo aule straordinarie, tutto quello che vi pare, ma il rapporto è quello. E se la persona che fa il docente, come sottolineava Gianni, non è preparata, spesso non conosce nemmeno le regole, non accetta di dialogare, di informarsi, il risultato poi è sempre il decadimento. Ecco, lo SNAS si deve porre argine a questa vicenda. La sua grande intensità e forza costituisce nel fatto che noi combattiamo su ogni singolo argomento con grande decisione, velocissima. Scusate, per quale motivo i precari, ormai sono tantissimi, noi siamo l'istituzione italiana che è più precaria, una cosa vergognosa, vuol dire che per 10 anni si è fatto solo parole, poi non si è assunto nessuno, si è cambiato che andava in pensione, poca roba. Perché non devono avere, quando magari addirittura, voi sapete, sono precari che vanno in pensione addirittura, ci sono persone che hanno 20 anni di precariato, perché non devono avere gli stessi diritti del lavoratore che diventa a tempo indeterminato di ruolo? Cioè perché non deve avere i 3 giorni per poter assistere i familiari? Perché non deve avere
il bonus, eccetera, per poter avere le stesse cose. Chi è? Un insegnante di serie B? No, è una persona che dopo 10, 15, 20 anni è in grado di fare quel mestiere, se no se era già andato via. Il nostro non è un mestiere che tu fai solo perché non hai nulla da fare. Se qualcuno è entrato in una istituzione scolare con questo, è meglio che cerchi un altro lavoro. Perché qui non siamo a reddito, me lo permetto, reddito di cittadinanza. Siamo in un luogo dove il lavoro è fondamentale, dove la nostra precisione, il nostro tempo perso per sviluppare le capacità e le conoscenze dei ragazzi è fondamentale. E così riguarda anche, ho finito, i carichi di lavoro. Ma quanti di noi sono incappati nella vicenda delle 40 più 40 che non si capisce una mazza? Quanti devono spendere decine di euro perché la mobilità oggi costa, tempi inutili per riunioni che non servono a niente quando le puoi fare tranquillamente online? Ok? Poi è bello trovarsi, ma troviamoci per chiacchierare di cose vere, per decidere e risolvere quelli. Ai collegi docenti bisogna essere svegli, perché lì vengono prese delle decisioni, questi si sentono delle prese. Poi abbiamo quelli che sono rappresentati in consiglio di tutto, ah ma io non me la sento di dire. No, chi è dello SNAS, ho finito, deve avere il coraggio di intervenire sulle cose che non vanno e proporre una soluzione. Buon lavoro a tutti, grazie. Allora, chiedo se in sala c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda rispetto anche al contratto o qualcosa di particolare. Io volevo fare una domanda, mi sentite? Sì. Sono Pedrini Silvia del Liceo Artistico Arcangeli di Bologna. Faccio parte dell'RSU, dello SNALS. Mi sentite? Sì, ah, benissimo. Allora, volevo chiedere, io sono insegnante di sostegno in cui ho scelto per missione, con piacere, di fare questo mestiere e lo faccio con piacere anche perché è una scuola in cui si sta molto bene, in cui l'inclusione è al primo posto nella nostra scuola. Però chiedo, io faccio tante ore, ma vabbè, è una mia scelta, però ho fatto anche delle altre ore. Mi hanno detto che il fondo d'istituto non è ancora stato mandato dal ministero. Non è che noi le ore le facciamo così, volevo chiedere se si sa qualcosa riguardante al fondo d'istituto. Ti posso rispondere io. Allora, purtroppo il fondo d'istituto non è ancora stato caricato dal mio, sembra che in questi giorni sia caricato sui capitoli dello Stato, su di ogni scuola. Purtroppo non è un problema delle scuole, dei dirigenti, perché purtroppo se i fondi non vengono caricati non è possibile comunque liquidarli. Penso che in questi giorni, così, l'11 settembre il MES caricherà i fondi, e presumo, spero che vengano pagati con una missione speciale entro settembre. Di questo non sono proprio sicura perché molte scuole se non hanno provveduto a caricare il file e per poi fare solo un invio, penso che sia impossibile che entro settembre venga liquidato. Comunque io mi auguro che settembre al massimo, ottobre. No, ma ha ragione, perché ci chiedono di fare i tutor, ci chiedono di fare tante cose. Condivido il tuo pensiero. Le persone hanno lavorato un anno e devono essere pagate. Sono d'accordo. Non è corretto pagare le persone a settembre-ottobre quando è finito l'anno scolastico e abbiamo l'inizio di un altro anno scolastico, per cui dobbiamo aprire le contrattazioni entro la fine di settembre quando non abbiamo ancora liquidato i fondi dell'anno vecchio. Certo. Questo lo trovo veramente scorretto. Sono d'accordo. No, perché adesso anche gli scrutini vogliono fare gli allenamenti e quindi dopo si fanno i conti, però se la gente non la pagano, era perché faccio parte dell'RSU per quello, capito? Quindi le persone poi... Allora, tu hai pienamente ragione. Io so che situazioni anche della nostra provincia che non sono stati pagati nemmeno gli esami di Stato ancora. Sì, lo so, ancora non sono stati pagati, è allora, vero. I fondi sono stati caricati subito invece. Lì è un problema di scuola, certo, che non ha fatto i pagamenti. Perché i fondi a luglio erano già stati caricati, si poteva già liquidare i fondi di istituto e la differenza dei fondi. Infatti. Però lì purtroppo non è un problema di capitoli, ma è un problema di segreteria adesso, di chi non ha. Adesso dirò. Quindi la segreteria doveva mandare il file, mi dice.
La segreteria doveva mettersi in contatto prima. Com'era la cosa? No, queste sono due situazioni diverse. Il fondo di istituto e l'esame di Stato sono due situazioni diverse. Lo Stato li ha caricati a giugno e quindi si potevano già liquidare. Infatti. Però è la segreteria, cioè è la, chi gestisce che deve caricare i file. Ok, allora andrò a sentire. La ringrazio infinitamente. Nulla, figura. Scusate, anch'io vorrei fare una domanda, se possibile, se mi sentite. Sì. Io sono Verdicchio Emanuela dell'ICI Zavalloni di Riccione. Volevo chiedere come possiamo... Un attimo, perché se cammini non possiamo sentirti bene, se puoi fermarti un secondo. Okay. Sì, prego. Se ti fermi un attimo così, perché camminando non ti sentivamo bene. Sì. Volevo chiedere come ci si può comportare in questo, diciamo, momento, chiamiamolo ponte, dove appunto questo contratto non è ancora stato, diciamo, firmato, in quanto io nel collegio docenti dell'altro giorno ho diciamo chiesto alla dirigente scolastica di poter cominciare a pensare a, insomma, a questo discorso di poter eventualmente effettuare queste riunioni non deliberanti online, proprio per un discorso anche così di comodità, di serenità di tutti e quant'altro. La risposta è stata non è stato firmato niente, quindi non faccio niente, e poi comunque è una decisione che spetta al dirigente, quindi vorrei capire come ci si può comportare in questo caso. Prima di tutto il regolamento dell'istituto non si sente. Scusa Elvira, è andata via l'audio al PC. Vai. Siamo? Allora, per quanto riguarda tutte le riunioni online che si possono fare e diciamo anche quelle deliberative, possiamo prevederle nell'ambito del regolamento dell'istituto. Di conseguenza, chi non ha aggiornato il regolamento di istituto, che lo faccia, perché è sicuramente un argomento importante da portare all'attenzione dell'istituzione scolastica e deve passare dagli organi collegiali. Una volta che è stato messo nel regolamento di istituto, si può benissimo già procedere, ma questo era già stato consigliato precedentemente. Quando c'è stato il problema del Covid, comunque abbiamo detto di aggiornare i regolamenti di istituto per tutte le situazioni varie, ma soprattutto per le riunioni che andavano fatte da remoto. Mi sono spiegata? È stata chiara? Sì, è stata molto chiaro, La sua dirigente ha aggiornato, ma può darsi che già ce l'avete nel regolamento di istituto questa possibilità. Non la sentiamo, eh? Non la sentiamo più. Mi sente adesso? Sì. Perfetto. No, dicevo, l'unico problema che mi è un po' sembrata una cosa un po' strana è che per concludere il discorso lei abbia detto proprio al collegio comunque una decisione che spetta al dirigente scolastico. Quindi non mi sembra che sul contratto ci sia scritta una cosa di questo tipo. No, è un organo legale che si deve esprimere in tal senso, non è la dirigente che può decidere. Quindi è il collegio docente, giusto? Assolutamente, anche perché è il consiglio d'istituto. Io infatti chiedevo proprio di cominciare a pensare di poter proporre questa cosa in vista eventualmente della firma, diciamo, definitiva di questo Professoressa, mi contratto. scusi, il regolamento scolastico non è materia del dirigente scolastico, è materia del consiglio d'istituto e poi successivamente ci sono gli organi collegiali che contano ancora, per nostra fortuna. Di conseguenza, consiglio d'istituto, collegio dei docenti, regolamento approvato, e quello non si discute. La dirigente, se ne farà una ragione.
Certo, quindi chiederò nuovamente di portare questa mia proposta, diciamo, scaturita in collegio docenti al consiglio d'istituto. Certo, e se lei o se ce ne sono altri docenti che vogliono farlo, io le consiglio proprio di mandare una pezza, se Ah, possibile. Non so i perfetto. rapporti, non voglio, nella scuola ci sta lei, magari lo Certo. faccia prima verbalmente, poi può Certo. procedere con una mail, successivamente con una PEC, poi si regolerà lei che tipo è la docente. Certo, Io certo. sono una guerrafondaia, però non voglio che incidere sulle decisioni degli Perfetto, grazie mille. altri. Posso intervenire? Scusate, io ho perso un pezzo, probabilmente con l'audio. Anch'io ho questo problema. Ieri ho fatto il consiglio d'istituto, il collegio docenti, e la dirigente ha affermato che le riunioni non si possono più fare via online. In presenza, non è neanche specificato quelle deliberative o no, d'altronde sia ogni collegio docenti si delibera, ogni scrutinio si delibera, per cui mi sembra anche una cosa un po' fantasiosa, delibera sì, delibera no. Per cui lei non ha, poiché lunedì io ho un altro collegio docenti, quindi io vorrei, mi posso, cioè, voglio essere sicura prima di intervenire, quindi lei non può in assoluto dire questo, ma doveva prima passare quindi per il consiglio d'istituto e aggiornare. Quindi regolamento, capite bene? E c'è una collega che è di Ferrara? Giovanna, Risponde il segretario provinciale di Ferrara. Buongiorno. ciao Giovanna, buongiorno. Buongiorno Mirna, buongiorno a tutti quelli che sono collegati, mi sentite? Male, ma prova. Male, non ci sentiamo. Parlo qua. Se mi sentite, se riesco a farmi sentire, rispondo a te che sei una collega e un'amica, ma quello che hai detto è assolutamente comune a tanti altri colleghi che si stanno interpellando in questo senso. La segretaria generale ha risposto chiaramente. Il fatto che alcuni dirigenti, o per mia conoscenza, perché voglio sempre dare anche il beneficio del dubbio, o per, diciamo così, l'abitudine innata che hanno di curvare le cose a loro favore, ritengono di dire che questo non è più possibile, sulla base di non si sa quale normativa, peraltro, e oltretutto in questo momento in cui è stato chiaramente detto che è stata introdotta la possibilità di convocare nuovamente gli organi collegiali, laddove non ci sono attività deliberative, direi in maniera molto più agile e molto più semplice. Ma anche quando ci fossero degli atti deliberativi da prendere all'interno dei collegi, se ci sono delle motivazioni forti, e se si arriva a questo, ovviamente ci sono motivazioni forti, nessun dirigente può impedirlo di sospendere. Perché abbiamo un contratto collettivo nazionale prefirmato, è questione ragionevolmente di poco tempo avere la prima definitiva dopo il passaggio di questi dei conti, pertanto diventa un contratto che deve essere rispettato dai dirigenti. Ovviamente quando ci troveremo in sede appropriata, tu sai che interverremo, perché poi i dirigenti spesso a volte con un po' la voce grossa cambiano. Non vengono ricondotti nel proprio area di competenza e cercano un pochettino di entrare negli ambiti di competenza contrattuali o sindacali. Pertanto, io esorto i colleghi a ritenere questa modalità assolutamente percorribile laddove voi ne sentiate la necessità. Non c'è nessun mix e nessuna imposizione da parte della parte datoriale dirigente. Spero di essere stata ancora più chiara di quanto già siano stati chiarissimi la segretaria generale e il collega regionale, segretario regionale. Grazie, grazie a tutti, grazie. Altre domande? Ci sono altri interventi? C'è qualche intervento? Qualche domanda? Nessuno vuole intervenire, non può intervenire. Sì.
Volevo fare una domanda. Come mai si riconosce sempre ai docenti il bonus per quanto riguarda, io sono personale ATA, assistente amministrativa, per quanto riguarda la formazione degli ATA, non è possibile avere un riconoscimento anche per il personale ATA della formazione, cioè ingresso ai musei, tutta una serie comunque di agevolazioni che hanno in più anche il bonus tecnologico, perché cosa è successo? Noi personale ATA durante lo smart working abbiamo lavorato con i nostri computer, con la nostra rete, non eravamo a disposizione delle tecnologie, cioè diciamo che il personale ATA viene messo sempre un filino da parte anche dal Ministero, rispetto soprattutto al personale di segreteria, perché noi, io parlo sia di collaboratori che di segreteria, è una macchina che va avanti grazie alla collaborazione di tutti. Perché c'è un po' questa cosa del non riconoscimento? Perché è importantissimo anche a livello di segreteria la formazione. Ti volevo rispondere, con il nuovo contratto proprio questo c'è. Allora, io rispondo nel senso che condivido il pensiero della collega. Il personale amministrativo ha bisogno di una formazione continua, una formazione perché è sempre in evoluzione il sistema scolastico, cambia giorno dopo giorno. Purtroppo questa formazione noi ce la dobbiamo fare da sole, cioè dobbiamo avere comunque la scuola che ci permette di partecipare ai corsi di formazione ad hoc, oppure ci dobbiamo formare, autoformare in modo autonomo perché nessuno ce lo permette. Nessuno, lo Stato non ci riconosce questa possibilità, e poi anche potendo lavorare magari anche da casa anche noi come lavoratore agile, non abbiamo la strumentazione, non abbiamo i computer, ci siamo in scuole grandi, possiamo avere scuole computer come dato, come succede in questa scuola, perché questa possibilità, ma perché questa scuola ha una certa strumentazione per cui non ci viene detto, ci sono delle possibilità che in altre scuole non hanno, ci sono direzioni didattiche comprensibili dove non hanno tanta, non hanno comunque un bilancio per cui possono permettersi di dare la strumentazione personale. Io questo lo ritengo più corretto, perché noi non possiamo avere un bonus anche noi per la formazione e per poterci comunque poi comprare la tecnologia che è necessaria per poter lavorare anche da casa. Allora, speriamo un po' lo scenario, perché evidentemente non sono stata molto chiara e ritorno su una parte molto importante. Quindi primo, la formazione dei docenti contemplata nelle 40 ore e se ora, solo allora, avranno un riconoscimento dal fondo in maniera proprietaria. Non è che loro fanno la formazione e li paghiamo, assolutamente no, questo è il punto nodale della differenza tra. Abbiamo posto una grande attenzione al personale ATA e infatti nel contratto abbiamo detto che ci deve essere una possibilità di riconoscimento anche dal fondo per tutte le situazioni che si vanno a configurare con criticità per quanto riguarda il collaboratore scolastico, l'assistente amministrativo, lo troverete scritto nel contratto, e persino i tecnici che hanno una nomina su più scuole. Di conseguenza in questo contratto si parte con un'attenzione particolare proprio a chi era stato trascurato per 20 anni. Però è un contratto ponte, l'ho detto all'inizio. Abbiamo soltanto incominciato a impostare questo discorso di riconoscimento di queste funzioni importantissime. Ho detto all'inizio che una scuola non può funzionare se l'assistente amministrativo non sa usare il computer, purtroppo abbiamo tante situazioni dove è permesso ai collaboratori scolastici di assumere
delle particolari mansioni e si trovano all'inizio schiacciate. Bisogna formarli ed è un obbligo adesso col nuovo contratto che coloro i quali decidono di fare un avanzamento in questo senso devono avere una formazione. È previsto nel contratto, però è chiaro che si è iniziato ad aprire. Ecco perché all'inizio ho detto non capisco perché sollevare un polverone su quello che era tutto il settore personale ATA, quando invece dovevamo tutti quanti cimentarci a migliorare come abbiamo fatto, gettando le prime basi, perché questo è l'inizio. Avremo poi nel 2022-2024, spero al più presto, un inizio con l'approvazione dell'atto di indirizzo dove completeremo questa funzione. Sicuramente il sindacato, l'ho detto, l'ho stradetto, lo dico sempre, l'assunzione è per tutti, la formazione deve essere adeguata a tutto il personale. È impossibile affidare, ma vi viene un esempio, no? La ricostruzione di carriera quando non mi hai formato. Di conseguenza questo errore che è commesso, dando tutto per scontato, oggi diciamo formazione sia per il personale ATA che per i docenti, ma anche il collaboratore. Infatti abbiamo detto che diventerà operatore dopo aver fatto un corso di formazione, terminerà con un esame, diciamo un colloquio, perché innanzitutto dovrà aver trascorso un periodo a tempo indeterminato per poter avere l'opportunità di poter diventare operatore con un riconoscimento anche economico. Di conseguenza l'attenzione c'è, non li abbiamo dimenticati. E quello che scrivono e quello che dicono per smontare alcune associazioni che scrivono e si permettono di contestare alcuni sindacati, non è vero, bisogna entrare nel merito, leggere il testo e dire si sta lavorando anche per il personale ATA. C'è scritto tanto, avete ragione. C'è una confusione dove si è creato di tutto di più e invece bisogna stare attenti a leggere il testo. Grazie. Grazie perché mi ha dato questa opportunità di ripetere alcuni principi fondamentali. Devo fare un'altra domanda. Poi vediamo se sono promossi. No, ne approfitto. Ringrazio la Daniela perché, allora, diciamo che Lisi Marconi per il personale ha dato tante opportunità di formazione, cioè, per dire, io non ho avuto in altri contesti scolastici, però se l'ha fatto la scuola, ma dovrebbe partire a monte il tutto, perché non tutte le scuole hanno possibilità di avere i soldi, avere amministrazione, poi ci sono scuole che le amministrano bene, scuole che non le amministrano, per carità di Dio, noi però al centro e siamo ben attenti quando firmiamo. Ciò che firmiamo per la distribuzione del MOP, Allora questo poi dipende da chi gestisce e mi permette. Un'altra domanda e poi ho finito. Vediamo. Per quanto riguarda i DSI di ATA senza funzione, lei ne ha parlato prima. Siccome se ne parla tanto, c'è chi dice qualche organizzazione sindacale così, così, adesso su internet è saltata fuori la notizia che forse ci sarà, basterebbe la laurea triennale, forse saranno il concorso riservato per chi ha 3 anni di servizio, ma in sostanza cosa c'è di certo? Allora c'è di certo che non vi mandiamo indietro più. Facente funzioni rimane nel facente funzioni per 3 anni, non lo può capire, non c'è più l'ansia, ora mi mandano tanto. Chiaro? Lo dico sempre. Dove sta la decisione? Noi come sindacato avevamo proposto, abbiamo presentato anche nelle volte precedenti degli emendamenti quando si stava approvando il bando, che anche, visto che loro avevano bocciato sempre l'idea del sindacato di conoscere il servizio come garanzia alla partecipazione di un concorso riservato, e questo è stato bocciato. Avevamo messo
tre anni e poi cinque anni e poi siamo arrivati a proporre 10 anni, non è stato mai un servizio. Il servizio è complementare al titolo. Di conseguenza, attraverso il contratto, intanto abbiamo trovato la soluzione a non mandarli a casa, a farli stare ogni anno con i papi, ma forse chissà, ci saranno le opportunità. Parliamo adesso del concorso, perché lì ha fatto una domanda un po' importante. Questa è la risposta a contrazione. Quale potrà essere il futuro? Noi stiamo proponendo che hanno un servizio prestato per cercare di agevolare il personale, anche una laurea triennale. Sarà accettata questa proposta, lei lo legge sui giornali legalmente, per scontato. Bando di concorso per DSGA con 3 anni di servizio e una laurea triennale. Ma preciso che questo non è entrato ancora nel bando, sono ipotesi e proposte sui natali, forse sarà accettato da questo momento. Comunque sono delle proposte. Se legge questo, legge ciò che noi stiamo proponendo. Va bene, grazie mille. Promosso lo so. Grazie mille. Ci sono altre domande? Sì, io, salve, buongiorno. Sente? Ernesto? Sì, sono io, Ernesto, salve. Non so se ti sento. Non ti sentiamo bene, puoi alzare la voce? Allora, adesso mi sente meglio? Sì, un pochino meglio, sì. Ok, volevo porre 2 domande. La prima è riferita al riallineamento della carriera. Volevo chiedere se questo riallineamento può essere richiesto prima del 16° o 18° anno di lavoro, ovviamente considerando per esempio un periodo di lavoro di 12 anni, 13 anni. Ernesto, scusa, di quale provincia sei? Provincia di Torbicesena. Scusa, la domanda non c'è chiara perché non è arrivato bene l'audio. La puoi ripetere? Sì, allora, adesso mi sente meglio? Sente? Sì. Ok, allora la domanda è questa. Il riallineamento della carriera può essere richiesto prima del 16° o 18° anno di lavoro? Ovviamente considerando ad esempio 12 anni, prendiamo 12-13 anni di lavoro, può essere richiesto questo riallineamento perché si ricorda si perde un terzo, cioè si perde, rimane lì in stand-by un terzo maturato. Allora, io ti rispondo, il riallineamento della carriera, come è la normativa adesso, deve seguire l'anzianità e la parte, tu sai che quando tu entri in ruolo hai 4 anni riconosciuti per intero, un terzo riconosciuto ai fini solo economici, che tu lo raggiungi al compimento dei 16 anni per quanto riguarda i docenti del secondo grado, 18 anni per la primaria e il primo grado e 21 anni per il personale APA. Questo è quello che ufficialmente, quello che è oggi, quello che è la normativa. Adesso, come tu sai, stanno facendo tanti ricorsi perché chiedono un riconoscimento del tuo ruolo per intero, quindi nel momento in cui ti dovessi vincere nel corso e ti viene riconosciuta la tua anzianità completamente all'inizio del tuo percorso scolastico, da quando entri in ruolo. Però sono 2 cose completamente diverse, cioè un conto riconoscimento a livello normativo, che è quello che prevede 16, 18, 21, è una cosa fare una richiesta, un ricorso per aver riconosciuto subito il riallineamento della carriera. Ok, ok. Un'ultima domanda, volevo chiedere un'organizzazione strutturale della scuola. Cioè, volevo sapere se i docenti hanno diritto di avere un'aula docenti e non uno scantinato. Ecco, abbiamo un diritto, ecco. Certo che avete diritto di avere un'aula docenti dove voi potete comunque gestire
seguire le vostre attività, quindi avere dei computer all'interno dell'aula per poter poi svolgere le varie attività che magari fate tra un'ora e l'altra, nei buchi della mattinata, quindi l'aula deve esserci un'aula docenti. Ecco, e se non c'è l'aula docenti, cioè se è un scantinato, come si gestisce? Questo è un problema che dipende dalla tua, dalla struttura scolastica dove tu lavori. Io sinceramente ne ho girate tante di scuole, ma l'aula docente comunque è sempre stata in qualsiasi scuola dove ho partecipato. È un problema strutturale dalla logistica dell'istituto dove tu lavori. Puoi fare richiesta magari di trovare un ambiente idoneo, o magari fate voi docenti una richiesta scritta al vostro dirigente di avere comunque un ambiente idoneo per poter fare un'aula docenti. Ok, se... è una scuola che non ha neanche l'idoneità, penso, perché deve essere per forza contemplata l'apertura, la sala professori, cioè dovremmo avere anche la stanza dedicata alle RSU, cioè, sono delle norme proprio specifiche. Ma infatti bisognerebbe intervenire sulla parte strutturale. È primo o secondo grado la tua scuola? Primo grado. Primo grado, il comune. Il primo grado è il comune, il secondo grado è la provincia, le varie chiese. Però voi dovete fare comunque richiesta al dirigente di avere comunque un'aula idonea per fare aula agli insegnanti, automaticamente fate la richiesta anche alla provincia e al vostro dirigente scolastico. Al comune o alla provincia, dipende dalla struttura, se è una scuola superiore alla provincia, se è una scuola media, una direzione didattica, al comune. Ok, però la mia domanda è molto specifica, cioè io voglio sapere se c'è l'obbligo, cioè se l'istruzione scolastica deve adoperarsi con un'aula docente, perché lei può dire, guarda, non abbiamo aule, quindi l'aula docenti non ve la diamo. La scuola deve creare l'ambiente idoneo per poter svolgere le vostre attività. Non c'è una normativa precisa. La scuola dove sei? Dove lavori? Qual è il tuo istituto? Ah, io lavoro a Longiano. Longiano, cosa hai detto? Sì, Longiano, provincia di Forlì Cesena. Longiano. Si capisce, scusa. A Cesena? A Longiano. È un istituto su più sedi? No, cioè la scuola principale, la media è lì, poi c'ha gli altri place. Il rappresentante dei lavoratori c'è nella tua scuola? È andato in pensione, però c'era. Ah, è una sede staccata dove ti trovi tu? No. È staccata, è una sede staccata. Avevi un'altra domanda, Ernesto? No, nient'altro, grazie. Scusate, io Paola? Per quel che riguarda il 60 CFU, volevo chiedere se ho capito bene, sono necessari per poter avere un'abilitazione in questo momento. Ho capito bene? No, non è ancora deciso, cioè le CFU non sono ancora stati veramente ancora decisi, sono al tavolo della contrattazione e aveva così risposto la situazione. Non ho capito quale era. Lei ha chiesto se i 60 CFU sono necessari per avere l'abilitazione. Allora, nel momento in cui avremo la titolare certa, sicuramente i 60 CFU consentiranno a chi ha un'esperienza comprovata
e poi non sappiamo quale possa essere, l'esperienza comprovata, perché il sindacato si è posto al tavolo dicendo: definiamo qual è l'esperienza comprovata, un anno, due anni, tre anni, ma me lo devi scrivere, perché dire un'esperienza comprovata, io posso dire che anche dopo un anno ho avuto un'esperienza comprovata e me la posso giocare. E i 60 CFU con un'esperienza comprovata probabilmente uscirà nel decreto che ti consente dopo di avere l'abilitazione nella tua classe di concorso. Però io ho qualche titubanza su questa definizione, che voglio che sia chiarita, perché dice tutto e non dice niente. Però una persona, io sto pensando alle mie figlie che si sono laureate. È stata chiara? Sì. Ma volevo chiedere, pensando alle mie figlie che si sono laureate e che vorrebbero lavorare in ambito scolastico, comunque loro possono fare domanda di supplenza pur non avendo questi 60 CFU? Allora, i tuoi figli hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 di ottobre? Sì. Cominciamo di là. Sì? Sì, sì, sì. Chi ha conseguito i 24 CFU precedentemente può completarli e sono validi a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2024. Di conseguenza i tuoi figli possono chiaramente aggiornare quando le università apriranno le istituzioni per il CFU. Al momento non abbiamo né università pubbliche né private che hanno attivato i percorsi di CFU, possono completare il percorso, questa è un'alternativa, possono sfruttare i 24 CFU che già hanno, e tutto questo fino al dicembre 2024, dopodiché si andrà a regime con direttamente i 60 CFU. E invece mia figlia che sta facendo il quinto anno, mi sentite? Non abbiamo capito, Paolo. No, dicevo, ho una figlia che invece sta facendo l'ultimo anno di università, quindi ancora lei non ha terminato gli studi. Per lei cosa deve fare? Può fare 60 CFU. Sì. Mettendoli nel piano. Ok, ho capito. E li potrà già chiedere all'interno del proprio percorso scolastico dell'università, visto che non ha ancora terminato il percorso dell'università universitario, potrà già chiederli all'interno del proprio percorso di studi. Ho capito, va bene, grazie. Adesso mi chiedo possibile. Sono altre domande? Qualcun altro ha qualche altra cosa da qualche altra domanda? Maria, devi dire, hai una domanda? Salve, scusate, probabilmente è già stata posta questa domanda, non lo so, in caso. La ripetizione. Volevo capire una cosa. Ci sentiamo male, Maria. Sentite? Non bene. Ok. Scrivi in chat. Scrivi in chat. Scrivi in chat. Posso scrivere in chat? Credo che il discorso delle 40 più 40 vale già a partire da questo discorso. Sì, hai chiesto se le 40 ore più le 40 ore
per la formazione all'interno delle 40 sci già da quest'anno scolastico. No, poi ho scritto dove devono entrare i corsi sulla sicurezza, grazie. Sempre nelle 40 ore i corsi di sicurezza devono rientrare. Angela, dovevi anche tu fare una domanda? Sì, volevo fare questa domanda. Io sono diplomata ISEF e esclusa per il concorso alle scuole elementari e volevo sapere la vostra opinione. Diplomata ISEF è esclusione, voleva sapere la vostra posizione. Stiamo facendo il ricorso perché non riteniamo giusto che sia così selettivo. Però il bando di questo concorso, non perché voglio giustificare nessuno, ma per questione solo di chiarezza, è una decisione già presa nell'ambito della bozza del concorso programmata dal ministro Bianchi. Però ci danno allora comunque la... Avremmo tanto da ridire su questo, No, nel senso che ci danno comunque la possibilità di essere iscritti in GPS per le supplenze, quindi questo va un po' a contrasto. Scusa, ma non abbiamo capito bene. Ho detto che comunque possiamo essere chiamati da GPS, cioè potevamo essere chiamati da GPS e iscriversi in GPS per le supplenze. No, hai ragione, perché tu dici sono dentro in GPS perché non posso fare il concorso, giusto? Questo è esatto. Purtroppo questo è un bando, come ha detto la segretaria, che era già stato previsto votato con il vecchio ministro, quindi è uscito con la normativa che era già prevista in precedenza. Quindi adesso noi ci stiamo muovendo solo con un ricorso per poter accedere lo stesso al concorso. No, io infatti ho fatto già l'iscrizione, ho fatto il pagamento, ho mandato la PEC al MIM dell'Emilia Romagna e ho fatto tutta questa roba qua, dovevo solo decidere dove appoggiarmi per fare il ricorso perché comunque lo vorrei fare, quindi volevo sapere se lo facevate anche voi e qual era il vostro punto di vista, ecco. Tu di quale provincia sei, Angela? È di Modena. Modena. Sì. Il collega che ti aspetterà per poter procedere con il ricorso. Entro il 15. Sì, perché è stato attivato ieri. Ok, perfetto. Quindi posso andare a vedere sul sito e trovare le stazioni già lì? O chiamare direttamente il referente di Modena? Sì. Perfetto, grazie mille. Sì, devi rivolgerti alla nostra segreteria, ti diamo un appuntamento, se vuoi mandare una mail o telefonare guardi sul nostro sito, se no la mail diciamo, di riferimento è snashmodena1@gmail.com. E tutta la documentazione per accedere al ricorso che viene fatto al TAR del Lazio tramite il nostro ufficio legale della segreteria nazionale deve essere predisposto, se ben ricordo, entro il 16 di settembre. Esatto. Se vuoi partecipare al ricorso dovresti venire abbastanza velocemente in sede, magari già prendere un appuntamento per questa settimana, per la prossima settimana. Perfetto, grazie mille. Prego. Volevo fare una domanda, intendo di ringraziarvi. Volevo chiedere se sapete qualcosa riguardo alle nuove figure del docente tutor e docente orientatore. Grazie. Allora, sia per il docente tutor e il docente orientatore passeranno le retribuzioni dovute tramite contrattazione d'istituto. Sono già stati caricati i soldi per l'anno scolastico 23-24. Sono già caricati i soldi, però a livello di istituzione scolastica ci sarà una contrattazione specifica dove si andrà a contrattare il dovuto.
No, io non ho capito bene, forse nel caso che magari si sono un po' tardo, ma io ho fatto 24 CFU, devo farne altri 34, quindi 36, sì. Quindi non è che sia fatto il 24 CFU fino a una certa data, va bene, diciamo. No, io penso, io non avrei voluto fare altri. Ho una porta aperta. Grazie. Buongiorno, posso? Allora, intanto ho due domande veloci. Una, siccome sono arrivata in ritardo perché avevo un turno davanti, c'è da firmare la presenza da qualche parte? Aspetta un attimo. Devo firmare la mia presenza da qualche parte, siccome sono arrivata con 10 minuti di ritardo. Non ti preoccupare, da quale provincia arrivi? Sono di vicino Ferrara, Porto Maggiore. Buongiorno Maria, ti ha già risposto la collega, non devi fare nulla. Sì, per le 40 ore non ho capito bene perché... Scusa Maria, non ho capito. Allora, per le 40 ore, quando sforiamo, che facciamo ore in più, dobbiamo recuperarle o sono retribuite? Non ho capito bene questa cosa. Rispetto a che cosa? Attività funzionale, orario di insegnamento, sono cose ben diverse. Sì, io parlo di orari in più che uno fa perché deve svolgere magari attività per le fiere, per queste cose, sì. Per le fiere, stai parlando delle feste di fine anno? No, proprio della fiera, per dare più visibilità alla scuola, ci richiedono di partecipare alla fiera con stand o altro per rendere più visibili le attività scolastiche. Allora, voi non fate volontariato, voi siete lavoratrici. La partecipazione ad attività aggiuntive va conteggiata e abbiamo detto che quando dovessi superare le 40 ore va retribuita. È nell'ambito di un progetto o è nell'ambito di un volontariato futuro? Ma entrambi, un po' un progetto, perché, ma più che altro secondo me è volontariato, perché sono collegati a manifestazioni che si creano apposta, come dicevo prima, per rendere pubblicità alla scuola. Sicuro che non sia un progetto approvato dal collegio e quindi ha una retribuzione da fondo di istituto? O da bilancio, insomma, ha una retribuzione prevista? Questo mi devo informare, dico la verità. Questo è il punto nodale. Quando si è individuati come persone che devono eseguire un progetto, si riceve una lettera di incarico da parte del dirigente che specifica l'attività, chi la fa, per quante ore. Poi è la contrattazione di istituto che provvede alla retribuzione. Ma se invece un discorso per cui è consuetudine in quel paese di quell'istituto fare la festa di fine anno, senza un progetto... No, non è festa di fine anno, mi sono spiegata male. Quando fanno la fiera bisogna esporre il materiale, tutto ciò che è stato fatto durante l'anno. No ragazzi, la fiera del paese... Non è un'attività che tocca i docenti, se non fa parte di un progetto che sì, ho capito. Va bene, ho capito, tutto a posto, ok? Allora, il mio consiglio è informarsi se queste attività, diciamo così, di relazione scuola-famiglia, che per carità sono fondamentali, importanti e onorevoli, siano effettivamente ricondotte nell'ambito progettuale dell'istituto o prevedano una retribuzione, altrimenti diventa volontariato, ripeto. Mi sono spiegata, Maria? Certo, perfetto, grazie. Come? Sì, ho detto grazie, ho capito tutto. Ma c'è l'audio stamattina che va e viene.
Sì, abbiamo anche noi un po' di difficoltà nel sentire le vostre voci, però l'importante è riuscirci. Perfetto. Buongiorno, a presto. Mi hanno chiesto se la formazione per la figura di operatore scolastico è parte della scuola o del dipendente. La formazione per il collaboratore scolastico è parte della scuola, non è parte, penso che questa nuova figura. La formazione verrà comunque pagata dalla scuola, dal ministero, non è a carico del dipendente. Non capisco l'altra domanda che avete fatto, se esiste la continuità per i collaboratori. Non ho capito questo tipo di domanda. Allora, un precario che rientra in una scuola, in una sede, non ha una continuità, perché comunque la continuità viene data magari al personale in servizio, alla distribuzione del personale che si ha, quindi non si può, in una sede dove magari ci sono dei cambiamenti, non è detto che ci sia continuità nella propria postazione. Posso fare una domanda a proposito delle 40 ore di attività aggiuntive? Io sono in servizio di part-time, sono tenuta a calendarizzarne la metà, giusto? Allora, questo è un problema grande, perché purtroppo il part-time non c'è una normativa che dice che il part-time, le ore aggiuntive devono essere comunque ridotte alle 40, quelle collegiali devono essere fatte, ma le altre 40 purtroppo è discrezione del dirigente che proporzionare le 40 ore, perché no, sì. Sì. La sentenza è chiara, no, però è chiaro, il paratore deve essere. Sì, bravo. Fa anche sì, questa distinzione, perché io ho letto la sentenza, sì, però fa la distinzione tra la lettera A e la lettera B. Anche la lettera A e la lettera B. È fuori. Allora, è un problema controverso e complesso che negli anni ha avuto vari tipi di comportamento, regolamentati anche da circolari dei vari uffici scolastici regionali, delle volte una regione diceva una roba e una regione diceva un'altra. Oggi è così. Cita una sentenza della Corte di Cassazione, un'ordinanza della Corte di Cassazione che cita tutta la sequenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro dagli anni 90 fino al 2007, cita un'ordinanza ministeriale chiarissima del 1999 e sulla base di queste emette la propria ordinanza che dice che per il personale in part-time le ore funzionali all'insegnamento dell'articolo 29,3 alla lettera A si fanno tutte. E quindi, siccome cita solo la lettera A, la lettera B, cioè i consigli di classe, interclasse, intersezione, obbligatoriamente vanno in proporzione alla quota percentuale dei part-time. Quindi lettera A significa collegi dei docenti, programmazione di inizio e verifica di fine anno, consigli dei documenti di valutazione si fanno tutti. Lettera B è consigli di classe, interclasse, intersezione, dipende dal di scuola, vanno in proporzione. E su questa base qui il sindacato è fermo perché, nonostante sia stata una sentenza che ha dato perso un ricorso fatto per ottenere anche la quota A, la lettera A delle 40 ore, di fatto chiarisce che la lettera B va in proporzione. Grazie. Hanno altre domande? Se avete altre domande da fare, altrimenti ci chiudiamo. La posso chiudere un attimo? Tengo a chiudere perché è stata un'assemblea partecipata, molto attiva, e le domande sono state tutte quante attinenti a quelli che sono le problematiche del momento. È chiaro che ci faremo carico anche negli uffici competenti di chiarire meglio i dubbi, di portare qualche
situazione particolare inerente specialmente da quello che ho percepito i CFU, le forme future che saranno messe in campo e anche la partecipazione ai concorsi. Ci sono tanti dubbi, cercheremo di essere molto attenti a darvi risposte chiare e immediate, perché è un po' fumosa la situazione, capite bene, non abbiamo una circolare attuativa, di conseguenza diamo le risposte in base a quelle che sono state le discussioni preliminari che abbiamo tenuto all'inizio. Detto questo, ho precedentemente dimenticato proprio, ma grazie alle vostre, ai vostri interventi, abbiamo parlato della figura del tutor e dell'orientatore, che sono delle figure nuove che la loro retribuzione, nonostante siano stati già accreditati i fondi alle scuole, è motivo di contrattazione. Ancora una volta sottolineo l'importanza dei tavoli contrattuali con la presenza dello SNAUS, dove veramente possiamo cambiare un po' la storia delle situazioni, in quanto non è più, come lo dicevo prima, il dirigente o chi fa parte del gruppo dei collaboratori del dirigente che decide il tutto. Anche questo contratto mi ha sottolineato col suo intervento la mancanza che avevo dedicato ai precari. Ringrazio Gianni che ha precisato che adesso sia a tempo indeterminato che a tempo determinato hanno le stesse garanzie e che è sufficiente l'autocertificazione. Anche il segretario di Rimini ha sottolineato questo passaggio. Di conseguenza, come vedete, lo SNAUS è attento sotto tutti i punti di vista a tutto il personale. E sicuramente ci sarà un'attenzione particolare in più nel nuovo contratto, questo ve lo garantisco, ve lo sottoscrivo. Cerchiamo di essere in tanti, e in tanti a partecipare a quelle che saranno le future tornate di elezioni delle RSU. Questo è un invito, dovete rispondere a questo appello, perché noi ci siamo, contiamo se voi ci appoggiate nella periferia. Io ringrazio i segretari provinciali dell'Emilia Romagna che sono sempre attenti, puntuali, ringrazio Daniela Cuochi che ci ha dato questa grande opportunità con il coordinamento di Gianni Fontana che è il segretario regionale dell'Emilia Romagna. Io vi ringrazio, sono felicissima di essere stata qui con voi. Okay.